Gentile sottosegretario, buongiorno. Stiamo parlando di cultura di innovazione e mi incuriosisce il suo tradurre in latino SMS. Ma sa, c'è questo tentativo di aggiornare il vocabolario ai neologismi. Io avevo suggerito di utilizzare per tradurre l'acronimo SMS un altro acronimo che BTE, Brevis Telematica Epistola. È un pochino un gioco culturale, anche se mi rendo conto che cercare di tenere aggiornato il vocabolario possa essere significativo. Il 25 novembre ci vediamo in FIEG per parlare di diritti di autore e diritti degli utenti. Cosa pensa di Ah, questo? estremamente importante, sono strumenti che vanno aggiornati perché le nuove capacità dei mezzi di comunicazione hanno completamente cambiato le regole del gioco. Le regole di un gioco che lei pensa utile, cioè la carta stampata, sopravviverà a tutto questo? Ma io da bibliofilo mi auguro di sì, ma è difficile dirlo. Vedo che già oggi i ragazzi leggono su iPod o comunque su mezzi su telematici, su supporti telematici. Io me lo auguro per l'importanza che ha avuto la carta stampata nella diffusione della conoscenza. Io ora sono impegnato in questa attività su Villa dei Papiri, dove cerchiamo di mettere a sistema le eccellenze della ricerca italiana applicata ai beni culturali. Non nascondo che abbiamo anche la speranza di trovare la biblioteca latina che farebbe da pendant alla biblioteca greca che è stata trovata durante gli scavi borbonici dal 1750 al 1765. Siamo semplicemente nel campo delle ipotesi, ma allora si renda conto dell'importanza del papiro che rappresentava un unicum, ha la possibilità di stampare in centinaia e centinaia di esemplari con l'invenzione della stampa che utilizzava i caratteri mobili, ha la possibilità di leggere ad infinitum con i nuovi supporti telematici. La ringrazio molto e a presto. Grazie. Grazie.